Buonasera a tutti. Allora, il tema di questa sera è la comunicazione strategica medico-paziente. In una parola, come fare cose con le parole. Lo faremo attraverso un programma abbastanza dettagliato, devo dire anche un po' abbondante. Vedremo come si fanno le domande ai pazienti, come si fanno le parafrasi rispetto a quello che loro dicono, come si sanno usare gli aforismi e le metafore per evocare sensazioni o avversative o incoraggiative rispetto a comportamenti che sono o disfunzionali o funzionali, come si riassume un colloquio, un primo colloquio con un paziente e come si danno le prescrizioni. Questo a livello di linguaggio verbale. Poi se ci riusciamo con la stessa sistematicità vedremo di vedere qual è la grammatica della comunicazione non verbale con il paziente. Però prima di tutto questo credo di dovermi presentare perché non credo di essere conosciuto, non credo di essere così famoso tranne alcuni amici che ho visto in sala che nonostante che mi conoscano sono tornati a sentirmi, quindi questo mi fa veramente, mi stupisce un po' ma mi fa piacere. Allora, io mi chiamo Andrea Vallarino, sono un medico come tutti voi, ho una mia stranezza nel senso che come dice il mio amico Giorgio Schiappacasse, che qualcuno di voi conosce, anche tu sei strano. Devo ancora capire in cosa sei strano, allora lo dico pubblicamente, se qualcuno conosce Giorgio glielo riferisce, anche lui è strano, lo ammette. La mia stranezza è che quando studiavo psichiatria all'università, di tutto il libro di psichiatria sono stato colpito da una pagina in particolare, pur avendo studiato tutto perfettamente, giuro, una pagina in particolare che era la teoria della comunicazione, che faceva riferimento al Mental Research Institute di Palo Alto, in California, di cui l'esponente di spicco o quello più divulgativo, che ha scritto i libri più divulgativi, è stato Paul Watzlawick, che ho visto che ha citato anche Alberto e mi fa piacere che l'abbia citato. Negli anni, inizio anni 90, io ero convintissimo che quello della teoria della comunicazione nell'ambito della psicoterapia fosse la mia strada e siccome che non trovavo niente in Europa ho detto vabbè, ok, se devo andare in California faremo anche questo sacrificio. Stavo per partire verso il Mental Research Institute. Per fortuna proprio in quell'anno lì, nel 89-90, è stato pubblicato un libro da un signore che si chiama Giorgio Nardone, che mi aveva preceduto fondando la scuola poi qui in Italia, la scuola di psicoterapia breve strategica, e ho detto beh, in California poi se mai ci andiamo dopo, e sono andato a studiare un pochino più vicino. Quindi io mi sono specializzato in psicoterapia breve strategica, poi spiegheremo cosa è brevemente, e da lì è partito tutto il lavoro che sto facendo tuttora come libera professione, secondo il modello della terapia breve strategica, in collaborazione con il centro di terapia strategica di Giorgio Nardone, che è ad Arezzo. Lì abbiamo anche una scuola, e siamo un po' strutturati, facciamo lavoro di ricerca, facciamo lavoro di psicoterapia coordinato. E da tutto questo lavoro degli ultimi almeno 20 anni nasce quello che vi dirò brevemente fino a un certo punto, perché da programma ho visto che ne abbiamo fino alle 11:30. Okay. Quello che faremo è fare, conterei di fare, col vostro aiuto, un qualcosa di didattico a livello verbale, usando un linguaggio esplicativo come quello che sto usando adesso. Magari se fosse possibile interloquire il più possibile. Una cosa che useremo sono delle videoregistrazioni, anche perché quando si parla di comunicazione bisogna anche vederla e toccarla, la comunicazione buona, e ho due videoregistrazioni che spero di farvi vedere tutte e due, ma non lo so, in cui c'è una performance di comunicazione durante un convegno e c'è anche una psicoterapia breve di una signora con una sindrome d'attacchi di panico. Credo che possa interessare. Cercherò di farvele vedere entrambe e vediamo se riusciamo a stare nei tempi. Da cosa nasce la comunicazione strategica? Perché strategica? Perché quando si parla di comunicazione per noi è importante darsi un obiettivo e nell'ambito di una comunicazione con un paziente, ha detto bene Alberto, il primo obiettivo è convincerlo di lottare insieme a noi per raggiungere un obiettivo, per risolvere una patologia. Molto spesso, forse anche a livello di denunce questo si vede, si crea una simmetria nella relazione fra un medico e un paziente
e se si crea simmetria sembra che noi siamo contro di lui e lui è contro di noi, invece l'ideale, l'obiettivo è che entrambi ci alleiamo per risolvere un tuo problema. Se questo problema è un problema organico o psichiatrico o psicologico, poi lo vediamo. Ci dobbiamo alleare per combattere un diabete, ci possiamo alleare per combattere una fobia, ci possiamo alleare per combattere un delirio. Ma se non siamo alleati, la partita è già persa. Quindi strategica perché? Perché l'obiettivo è riuscire a essere così suggestivi, così ipnotici, non solo da dire la cosa giusta da fare, ma da convincere il paziente che quella è la cosa giusta da fare. Quindi strategica perché ha questo obiettivo. Da dove nasce la comunicazione strategica? Nasce nell'ambito del problem solving strategico, che è quello da cui muove la nostra scuola. Perché è strategico? Credo che molti lo conosceranno, perché cerca di risolvere le patologie psichiatriche non attraverso la consapevolezza, come forse molte scuole fanno, ma attraverso degli stratagemmi. E lo stratagemma per funzionare ha bisogno di essere comunicato, mentre lo stratagemma, tanto per intenderci, è quello che conosciamo tutti del cavallo di Troia, era uno stratagemma, solo che in una guerra lo stratagemma lo usi, con un paziente uno stratagemma deve essere comunicato. Se tu hai di fronte un fobico, devi poter inserire in questa fobia anche un cavallo di Troia, ma nel momento in cui hai lo stratagemma devi comunicarlo al paziente in modo che lo possa fare. La comunicazione strategica nasce in questo perché è l'altra faccia del problem solving strategico. Nel lavoro mi sono accorto che questa comunicazione, che dovrebbe servire a spiegare e a far fare una cosa ad un paziente, può venire bene anche nella medicina, non solo agli psichiatri, agli psicoterapeuti, ma nella medicina generale, con i pediatri, quando devi convincere un genitore a usare un certo tipo di relazione col figlio perché faccia un certo esame o perché faccia una certa terapia. L'ultimo caso che ho visto ieri è quello di una famiglia con un caso di diabete giovanile in casa di un quindicenne, dove si è instaurata una simmetria clamorosa fra i colleghi dell'ospedale, il ragazzino e fra il ragazzino e i genitori, che sta mandando all'aria qualunque tipo di terapia, con conseguenze anche abbastanza gravi. Quindi anche in questo caso qua, il trovare l'alleanza con la persona, con i genitori insieme al ragazzo e con il ragazzo insieme ai colleghi ospedalieri, è tutto un lavoro strategico che va fatto attraverso le parole. Nel mio lavoro, ma credo anche nella gran parte del vostro lavoro, qui c'è il mio amico chirurgo, lui ha il bisturi e fa in modo che il bisturi sia affilato, e lui ha questa fortuna perché ha il bisturi. Nel nostro lavoro di comunicazione il bisturi siamo noi, e dobbiamo fare in modo che il nostro bisturi sia molto affilato di volta in volta, e dobbiamo curarlo particolarmente. Una delle cose affascinanti del lavoro che faccio io, che non lo puoi fare se non curi particolarmente il bisturi. Siccome che il bisturi sono io, il curarmi di me fa piacere, lo faccio ancora più volentieri. Cosa si è scoperto lavorando sperimentando nell'ambito della comunicazione? Che la comunicazione non può essere lasciata a se stessa, non può essere casuale. Perché se due persone parlano in una stanza, diceva un famoso psicoterapeuta alla domanda che cos'è secondo te la psicoterapia, lui rispose: due persone che parlano in una stanza. Credo fosse Satz. Bene, che cos'è un medico con un paziente? Sono due persone che inizialmente parlano in una stanza. E queste due persone, chi lo vogliano o no, si influenzano reciprocamente. Che lo vogliano o no. E non si influenzano a livello di contenuto, come spereremo tutti noi. Ma un paziente si è scoperto che ti giudica e si fa un'idea di te nel primo minuto in cui ti vede. Basta il primo minuto, all'effetto prima impressione, per stabilire se quello che tu dirai avrà successo o non avrà successo. Ci sono delle situazioni in cui sai già se la cosa andrà a buon fine o non andrà a buon fine. Quindi bisogna curare particolarmente la comunicazione non verbale e verbale sin a partire dalla prima volta. E vi posso garantire che i pazienti interrogati su qual è l'effetto che fa il medico ti dicono le cose più strane. Però sono quelle che li convincono. Non vanno a vedere se è colto o non è colto, nel primo minuto non è possibile. Vanno a vedere di che colore ha le scarpe, come si muove, come guarda, come sorride se sorride. Qual è l'incedere nell'entrare dalla stanza d'attesa all'ambulatorio.
Queste cose guardano loro e devo dire queste cose guardiamo noi. Allora, nell'ambito delle nostre ricerche abbiamo cercato di curare particolarmente sia gli aspetti verbali che quelli non verbali. E mentre in una prima fase del nostro lavoro, fine anni 80, fino a metà degli anni 90, si prendevano i pazienti e si facevano semplicemente, per esempio, domande aperte, si è scoperto che la domanda aperta di per sé non è persuasiva per nulla, cioè non induce l'altra persona a seguirti. Allora abbiamo scoperto che l'ideale per iniziare una qualunque conversazione con un paziente è fare domande chiuse. Noi le chiamiamo le domande ad illusione di alternativa. Domande ad illusione di alternativa, ok? Del tipo, molto banalmente, si parte dal generico, parliamo di un caso a me familiare, che è quello delle fobie, degli attacchi di panico. Lei ha attacchi di panico, mi sta dicendo, da molto tempo o da poco tempo? Questa semplice domanda dà l'impressione all'altra persona di essere messo sul piedistallo e di essere lui l'esperto degli attacchi di panico suoi. D'altra parte è pure vero, perché chi ha avuto attacchi di panico è il massimo esperto degli attacchi di panico, almeno per quanto riguarda lui. E lui dirà da poco tempo, da tanto tempo, non vuol dire. E senta un po', lei quando ha, per esempio, gli attacchi di panico, ha paura prevalentemente di morire o di perdere il controllo? E lui ti risponderà quello che secondo lui è. Si è visto, facendo così, domanda in cui lui semplicemente in realtà mette la crocetta, no? È così o è così? Si è visto che questo crea un effetto di avvicinamento al medico, perché in realtà facendo semplicemente domanda il medico si pone in una situazione relazionale one down e pone il paziente in una posizione one up. Ovviamente abbiamo esperienza tutti, perché magari siamo anche stati pazienti, di cosa vuol dire andare da un medico e sentirsi in inferiorità, e ti senti in inferiorità. Perché tu sei uno che ha un problema e lui è uno che può risolverlo, quindi è sicuramente sopra. E di fronte ad un'autorità nessuno di noi reagisce bene. Provate ad andare in posta, io mi diverto tutte le volte, siccome che basta essere dietro uno sportello per avere autorità, c'è gente che entra e non ha ancora fatto la coda, che già protesta. Perché? Perché si sente in inferiorità rispetto a qualcuno che ha il potere di metterlo in coda, di sentirlo come di non sentirlo. Quindi la prima cosa che si fa è fare domande di illusione in alternativa, perché questo dà l'illusione, dà l'idea al paziente che è stato messo su un piano alto. E se ovviamente io sono su un piano alto, tutte le resistenze cadono automaticamente, perché dall'alto al basso mi apro di più, ma se sono messo in basso mi chiudo a riccio. Nel mio lavoro, ma credo anche nel vostro, abbiamo bisogno di gente che dica esattamente quello che sente, esattamente quello che ha, e ci dica la verità col minor numero di resistenze possibile. Quindi la cosa chirurgica è stato inventarsi che si smette di fare domande aperte del tipo qual è il problema che ha in questo momento, cosa sente, ma sente questo o sente quell'altro. Diceva Protagora, e mi fa piacere che Alberto abbia citato i sofisti, perché sono la categoria di filosofi che è stata, sono i reietti della filosofia occidentale, ma in realtà credo che su questo piano vadano qualificati. Diceva Protagora che Enzo, non va bene. Diceva Protagora che nelle domande ci sono già metà delle risposte. Per cui il fatto di fare domande di illusione e alternativa dà l'illusione al paziente di essere messo in alto, in posizione one up, crollano le resistenze, risponde più a suo agio, ma ovviamente è come dire, metà della risposta te la metto in bocca io. Per esempio nel mio lavoro di fronte a certe persone possessive, ogni tanto sparisce. Sì.
Dai che ce la facciamo. Così faccio anche un po' di pesi questa sera. Non andando in palestra vengo qui e cerchiamo di unire l'utile al dilettevole. Bene. Allora, diceva Protagora che già nelle domande c'è metà delle risposte. Per esempio, di fronte a un paziente ossessivo o di fronte ad un genitore che parla del suo figlio partendo dall'infanzia e che cerca in realtà di sviarti da tutta una serie di cose, il far domanda di illusione alternativa lo costringe comunque a risponderti in parte quello che tu vuoi. Ok? Se io chiedo a una persona con attacchi di panico, ma lei gli attacchi di panico nel momento in cui li ha, cerca più di distrarsi o cerca più di controllarsi? Quello può comunque rispondere una delle due cose. Non può dirmi, ma senta, ma in realtà il problema è che mia moglie, il problema è che il mio lavoro non mi può portare fuori strada, io comunque lo conduco nella direzione in cui io voglio, senza perdere tempo. Questo è anche un modo per rendere efficace la comunicazione, anche perché molti pazienti prima ti fanno perdere tempo, poi ti squalificano. Ok. Quindi questo semplice espediente della domanda di illusione alternativa è quello che ci permette, uno, di portare il paziente in alto, di usare una sorta di direttività non direttiva, perché tu apparentemente sei in basso, ma nelle domande che fai c'è già la risposta che vuoi ottenere. In realtà lo guidi senza che lui abbia la percezione di essere sottomesso e di essere guidato, ha la sensazione lui di guidare. Dopo una, due, tre domande di illusione di alternativa, si è scoperto che la cosa che crea ancora più vicinanza è fermarsi e parafrasare quello che lui ti ha detto. Mi corregga se sbaglio. Lei mi sta dicendo, per esempio nel caso del panico, che lei soffre di attacchi di panico da un po' di tempo, non molto, un paio d'anni. E lui risponderà, sembra lei, non molto, certo, ma io ho persone che vengono qui dopo 30 anni. Quindi dopo un paio d'anni, da un paio d'anni che soffre di attacchi di panico, lei mi ha detto che nel momento in cui li ha e la colpiscono, ha la paura prevalente di perdere il controllo. È così? E lui dirà, ovviamente, certo che è così. Però, diceva Pascal, che le stesse parole, dette in ordine diverso, danno sensazioni e percezioni diverse. Quindi usare lo semplice espediente di parafrasare dà la sensazione all'altra persona di essere stata capita e dirà sicuramente di sì, perché abbiamo usato le sue stesse parole. Il fatto che lui dica di sì è quello che crea il primo accordo fra medico e paziente. Ok? Anche se le domande sono di ordine generale. Lei abita vicino al mio studio o abita distante? Abito distante. E mi ha conosciuto attraverso internet o attraverso un passaparola da parte dei miei altri pazienti? Attraverso altri pazienti. Allora, mi corregga se sbaglio, se ho capito bene, lei abita distante e mi ha conosciuto per una fama indiretta. È così? E lui dirà, ovviamente, di sì. Ok. E poi si va avanti con altre domande di questo tipo qua, sempre a stringere su dove vuoi arrivare. Per esempio, sempre nel caso del panico, si può andare avanti e chiedere, ma senta un po', ma lei nel momento in cui ha il panico, ha una sensazione di resa o una sensazione tipo fulmine che la colpisce e la attraversa il corpo? E lui dirà quello che vorrà rispondere, mettiamo che dica un fulmine che attraversa il corpo, e questo fulmine la colpisce in maniera prevedibile o imprevedibile? Anche in momenti imprevedibili. Mettiamo che lui dica anche in momenti imprevedibili, mi corregga se sbaglio, mi sta dicendo che i suoi attacchi di panico assomigliano tanto a un fulmine che la colpisce, e la colpisce anche in maniera imprevedibile. È così? E lui dirà di sì, talché, se ho capito bene, lei è una sorta di topolino da esperimento a cui vengono somministrate scariche elettriche senza preavviso, così che è sempre allertato. Lei è sempre sotto stress. E aggiungo qui la terza fase, che è l'evocare sensazioni. Una cosa che si è visto che avvicina il medico al paziente, il paziente al medico, che è quello che vogliamo noi, è che lui si sente portato in alto, si sente compreso, perché riassumiamo quello che lui ha detto con parole diverse, ma riassumiamo quello che lui ha detto, lo parafrasiamo, ma poi anche evochiamo la sensazione che lui sta provando, così che lei è sempre sotto stress. È come i topolini da esperimento.
Ok? Questa cosa qua è una cosa che blocca la persona nella percezione sia a livello cognitivo che a livello percettivo. Noi diciamo sia nel cervello sinistro sia nel cervello destro. La persona a quel punto lì, con tre semplici domande, con una metafora o un aforisma, è bloccato completamente. Come dire, ho trovato uno che sente quello che io sento. Capisco che è uno che mi capisce. Questo crea compliance molto più di tanti discorsi. E si va avanti. Quindi, anche se in maniera un po' schematica, poi mi farete le domande se vorrete farmele, lo strumento della comunicazione, gli strumenti della comunicazione strategica, o meglio, come dico io, la grammatica, sono le domande, la delusione e l'alternativa, perché è bello dire saper ascoltare, ma bisogna anche sapere come fare. E per ascoltare bisogna prima domandare. Le parafrasi, l'evocare sensazioni. Nell'evocare sensazioni si è scoperto che vanno bene le metafore, basta che siano calzanti. Ancora meglio sono gli aforismi. Per esempio, un aforisma che colpisce molto in questo momento nei disturbi ossessivo-fobici negli attacchi di panico, un aforisma che colpisce molto è, se ho capito bene, lei più cerca di controllare quello che sta succedendo, il cuore, i polmoni, le sensazioni, la sudorazione, il tremore alle gambe, più cerca di controllarli e più ne perde il controllo. Se ho capito bene, lei ha una patologia che si chiama il controllo che fa perdere il controllo. Anzi, le dirò anche di più, non è una patologia, è una modalità. Lei ha il controllo che fa perdere il controllo e questo colpisce ancora di più perché se calza, in un caso di questo tipo qua, sulle fobie modernamente, sui disturbi ossessivo-fobici, calza clamorosamente, si sente ancora più vicino. Quindi come strumento noi usiamo domande, parafrasi, l'evocare le sensazioni e questo processo deve essere ripetuto. Quanto basta a noi a farci un'idea chiara del problema del paziente e può essere ripetuto una, due, tre, quattro, cinque volte. Bene. Il quarto punto che si è visto come un bisturi che funziona nel creare simpatia e alleanza è che alla fine di un colloquio bisogna fermarsi e riassumere tutto quello che è successo. Cosa che ho visto anche lavorando, siccome che di questa cosa qua, di questa ossessione della comunicazione sono abbastanza malato, ho visto che lavorando con un mio collega di medicina generale, quindi con io faccio il terapeuta, lui fa il medico di famiglia, lavorando insieme si è scoperto che in realtà su questo argomento noi medici ci sentiamo poco, nel senso che si è scoperto proprio statisticamente che interrompiamo un paziente dopo circa al massimo 8 secondi che parla. E questo non è bello, perché abbiamo l'idea di dover far presto. Solo che, come gli antichi cinesi ci insegnano, bisogna partire dopo per arrivare prima. E il fatto di riassumere il colloquio è una cosa che sembra una perdita di tempo, ma in realtà te lo fa acquistare dopo perché il paziente ti segue molto di più. Quindi alla fine di qualunque tipo di comunicazione, su una malattia organica, su una malattia psichiatrica, su quello che il paziente ci porta, è bello dire riassumiamo tutto quello che ci siamo detti. Allora ci siamo detti che lei abita distante dal mio studio, ma mi ha conosciuto per sentito dire. E nonostante che mi abbia conosciuto per sentito dire, mi porta un problema importante come quello che è suo di questa fobia che lei ha. E questa fobia che lei ha si materializza con momenti acuti di panico, di ansia, per esempio, e mi ha detto che nel momento in cui li prova ha una paura incredibile di perdere il controllo, di fare per esempio una figuraccia in pubblico. E ci siamo anche detti che lei l'ha gestito finora cercando di distrarsi, cercando di controllarsi, ma non ci è riuscito perché, come dicevamo, lei ha un problema che è legato al controllo, che fa perdere il controllo. E se abbiamo ben capito, aggiungo elementi che non ci siamo detti finora, ma potremmo aggiungerne tanti, su questo argomento lei sta prendendo psicofarmaci da un po' di tempo, da alcuni mesi, ma se ho ben capito non funzionano, e vorrebbe tentare di fare qualche altra cosa. È così? E lui dirà, certo, ha riassunto bene, ma ho riassunto bene o mi sono perso dei pezzi per strada? No, mi sembra che abbiamo riassunto bene quello che ci siamo detti. A quel punto si può passare alla quinta fase, che sono le indicazioni, che sono le prescrizioni.
nel caso di una malattia, che ne so, un'esofagite, altri problemi, si danno farmaci e si danno indicazioni di tipo farmacologico, nel caso mio si danno prevalentemente indicazioni di tipo tecnico, stratagemmi, cose da fare, cose da pensare. Si è scoperto, da metà degli anni 90 in poi, tuttora nel nostro lavoro di ricerca, che un primo colloquio condotto in questi termini qui dà l'impressione al paziente non solo di dover fare delle cose, ma gli dà l'impressione di averle già fatte, di avere già aderito. Per cui quando andrà a fare le cose che gli avete chiesto, le farà riconoscendo una verità che per lui è già vera, anche se in realtà non ha ancora fatto nulla. Perché questo sistema è un sistema per cui si crea una distorsione temporale, per cui quello che deve ancora avvenire dà per scontato che sia già avvenuto. È già avvenuto che lui ha accettato la vostra diagnosi, è già avvenuto che ha accettato la vostra terapia, ha già convenuto con voi ed è già avvenuto che quella terapia funzionerà o avrà delle buone possibilità di funzionamento. Ma la cosa più simpatica di tutte è che penserà che tutto questo processo l'ha fatto lui e nessuno di noi si oppone a se stesso per un principio di coerenza, ma tutti noi ci opponiamo al nostro medico per un principio di simmetria. Ok? Quindi abbiamo più possibilità che quello che noi diciamo che facciamo trovi aderenza, trovi simpatia e trovi soprattutto realizzazione, perché la cosa peggiore, sappiamo, dei nostri pazienti è quando gli diciamo di fare una cosa poi non la fanno. A me indispettisce non perché non la fanno, perché la volta dopo non so cos'altro fare, non so se quello che ho detto di fare ha funzionato, non ha funzionato, se poteva funzionare, se era proprio sbagliato completamente, non so gli effetti. E quindi in realtà mi perdo nel deserto. Invece è bello, molto meglio averci un paziente che dice: ho fatto tutto quello che ci siamo detti di fare, non ha funzionato, preferisco uno così perché so cos'altro fare, piuttosto che uno che dice: guardi, non ho fatto nulla. Ok? Perché si deve ricominciare da capo. E questo tipo di modalità ha a che fare molto con quella che noi chiamiamo nel nostro lavoro, nel vostro non credo, ma nel mio lavoro soprattutto, una sorta di ipnoterapia senza trance, perché la distorsione temporale è una cosa per cui avviene se in qualche maniera la persona è suggestionata e in qualche maniera ipnotizzata da quello che ci si dice, senza pensare alla trance ipnotica che si vede nei film, che si vede nei circhi, eccetera, no? L'ipnoterapia senza trance è stata una definizione degli anni 80 di Paul Watzlawick, proprio nel studiare particolarmente questi effetti suggestivi della comunicazione fra un terapeuta e un paziente o fra un medico e un paziente. Qualunque domanda a questo punto è ben accetta.